Giovanni farà ancora parte. Spinazzola, vediamo, il dottore è arrivato adesso, vediamo se riesce a darmi un appello allenamento. Se non riuscirà a darmi un appello allenamento, chiaramente non potrà essere convocato. Quindi per Spinazzola non ci sono problemi, no, ho detto il dottore è arrivato adesso, vediamo se adesso me lo dà disponibile per l'allenamento. Mirvan no, ma lì abbiamo recuperato Zapata e quindi lì abbiamo i parigini, quindi lì abbiamo completato il reparto. E per Spinazzola ho detto il dottore mi dirà quando ho finito la conferenza se potrà fare l'allenamento o no. Senta, immagino che lei è il primo ad aspettare notizie per Guberti. Sì, certo, è un giocatore per noi, oltre che le qualità tecniche, è un giocatore per le qualità morali che ha dimostrato fino adesso. Io l'ho sempre considerato un giocatore parte integrante della rosa, anche se non poteva giocare perché è stato molto bravo nei momenti particolari a incitare i suoi compagni, a dire di non mollare. Quindi mi sembra giusto di farlo rendere partecipe. Poi se arriva questa benedetta grazia, è un giocatore che qualitativamente ci darà delle grandi opportunità in più. E quindi questa settimana, anche perché col passare del tempo, siccome tutti i giorni dicevano arriva, questa settimana gli ho voluto dare anche una spinta in più, perché molte volte quando si attende una notizia positiva e non arriva, da un momento all'altro si perdono le proprie certezze, le proprie convinzioni e entusiasmo. Quindi non voglio perdere un giocatore, anche se ci sarà da aspettarlo ancora per 2 o 3 mesi, anche perché secondo me ha fatto un lavoro straordinario dentro lo spogliatoio, perché nei momenti particolari l'ho visto molto partecipe, e quindi lo ringrazio e spero che per me, ma per la squadra, per i tifosi tutti, sia un valore aggiunto immediatamente, se no dovremmo aspettarlo. Mi serve un'ultima considerazione. È chiaro che Di Carmine sta facendo un grandissimo campionato nelle ultime partite e merita la titolarità perché lo ha dimostrato. Come sta vivendo questo momento, secondo lei, per quello che sta vedendo durante gli allenamenti dal punto di vista psicologico e anche fisico, Ardemagni? Beh, questo è stata, ti sei fatta la domanda, ti sei fatta la risposta. Secondo me l'importante è l'allenatore, che quando ci sono dei giocatori un po' in forma sia opportuno schierarli. In questo momento secondo me Di Carmine sta disputando un ottimo finale di girone d'andata. È chiaro che tutti vorremmo giocare dall'inizio, e questo è per Del Demani ma anche per altri. Lui è un giocatore molto che vive sull'entusiasmo, però sa bene che in questo momento l'allenatore deve fare delle scelte, ma non è detto che domani, non lo so, domani ancora non l'ho deciso. Lo sta vivendo secondo me in maniera molto positiva. Secondo me ha dovuto il fatto un problema fisico che si è portato dietro, quindi un po' la condizione l'ha persa, la brillantezza diciamo l'ha persa, però lo vedo molto tranquillo. Se vogliamo il bene al Perugia deve essere così, cioè, nel momento che uno non gioca 3 partite non mi sembra di fare del grado. C'è nessun caso al Demani? Personalmente io non ho mai avuto problemi di questo genere, nel senso che io ho sempre detto che tutti i componenti della rosa si devono sentire dei titolari, e secondo me questo è stato la forza di questo gruppo, perché nel momento di grande difficoltà, se avessi fatto di puntare solo a determinati giocatori, non avrei in questo momento questa classifica, perché noi siamo stati perennemente in emergenza, e quelli che non erano presunti diciamo titolari o presunti facendo parte della rosa ci hanno dato un grande contributo. Questo secondo me deve essere fatto il lavoro dello staff tecnico e dell'allenatore. Grazie. Prego. Solo per completare le condizioni, Rizzo è pienamente recuperato, insomma. Sì, è pienamente recuperato, ma non è detto che parta dall'inizio, proprio perché viene da un periodo di allenamenti 2 sì, 1 no, e non vorrei che si ricadesse nel solito errore. Però è un giocatore che averlo ti dà della valida alternativa, specialmente a partire dai corsi, un giocatore che quando ha giocato ha fatto sempre delle grandi partite, però anche lui è capace in dei momenti particolari, ha perso molte partite, ma è un po' la sua storia, e quindi non vorrei ancora ricadere in questo errore, anche se negli ultimi due allenamenti ha fatto tutto l'allenamento senza accusare
niente di particolare, quindi domani è un giocatore recuperato e cercheremo di valutarne la migliore possibilità per lui e anche per la squadra. Mi sa, prima di passare a Livorno, voglio tornare un attimo su Cuperti. Di solito quando uno non gioca tanto tempo.